ippica nazionale sono in 13 su Falenia Ceppalumba, su IM Sexy Cup di Nardo, Grip Kronos, il più gettonato. Mezzo meccanico in movimento. Via la macchina. Buono il lancio. Dominio Urs impegna dossier per il comando rinviena MSX Cup. Scende l'allievo d'improda. E così al comando Dominio, nelle prime posizioni Ippocrate che va a parcheggiare, rimane scoperto a IMSX K e anche Faleano. 200 in 15 è una linea per l'allievo d'improda. Dominio, dossier, Ippocrate, IMSX K, Faleano, via via, tutti gli altri. Si fa notare il 12 Yodio San che punta in avanti. 31 e mezzo, l'allievo di Maisti in poche battute, freeway e passa al comando. Si fa notare anche imprendibile Gar, chiaro vantaggio ora dell'allievo di Maisto, però GP, attenzione, 47-3 per Yodio San, si formano più pariglie e siamo al completamento alla piegata, viene via anche Faleano, ma è costretto al largo in terza ruota. Mezzo miglio in 1,5 e Faleano punta in avanti e si trascina. It's strong a largo di tutti, monocorde il Grip Kronos, ma è costretto in terza ruota. Allunga il leader, chiude il chilometro in 18,9. Yodio, Faleano, It's strong in terza ruota che poi prende la scia di Faleano. Terza ruota costante per Grip. Mezzo miglio alla conclusione, i cavalli affrontano il penultimo rettilineo con Faleano al largo di Yodio, mentre torna aggressivo It's Strong. 600 giù di lì alla fine, tre cavalli in diagonale, Yodio che allunga. 500 finali, sollecitato, prende netto vantaggio e scappa via Yodio. E se ne va questo Yodio, come se ne va? 2,5 il miglio. Completamento della curva finale. E passerella per questo Gingius di Joseph Pedro. A redini basse. E c'è solo chiasso per le altre monete. Un ottimo Faleano, viene via anche Ippocrate. Chiude da lontano Yodio San, secondo Faleano e per il terzo Igor Chris, 1,17,6. Sembrava scappato questo Gingius, ha fatto veramente un corsone grazie a una guidata del solito e impeccabile Joseph Pedro. La quota 6,17, 12. 8, attenzione, buonissimo per la prossima, questo di Manzone, e terzo, non male anche quello di Pisa.